questo nuovo video. Oggi location un po' particolare, un po' diversa dal solito, perché sono qui per rispondere ad alcune delle domande che mi avete fatto, ma soprattutto per mangiare insieme. Quindi questo qui sarà una sorta di video mukbang, in modo che ci facciamo compagnia se anche voi dovete mangiare, insomma, qualsiasi cosa voi dobbiate fare, io sono qui a farvi compagnia. In ogni caso, vi ho messo qualche ora fa, ma che per voi saranno ormai giorni fa, un box domande sulle mie storie di Instagram e voi mi avete fatto qualche domandina e appunto sono qui per rispondere a tutte le vostre curiosità, a tutte le vostre domande. Ma soprattutto siamo qui insieme oggi per assaggiare per la prima volta il poke o poc o come volete chiamarlo, io non so come si pronunci, ma è questo qui. Io non l'ho mai assaggiato e appunto oggi lo assaggerò insieme a voi, così vedrete in diretta la mia reazione. Allora, vi dico subito che cosa ho scelto all'interno. Allora, intanto la base è di riso integrale, poi ho messo insalata, carote e Philadelphia, olio, pezzettini di pollo e credo semi di sesamo o qualcosa del genere. Mi hanno dato anche la forchettina, quindi ora proviamo subito. Vi devo dire la verità, sono un po' scettica. Spero vivamente che sia buono, come tutti dicono. E poi iniziamo anche a rispondere a tutte le domandine. Intanto andiamo ad assaggiare. Devo assaggiare un po' tutto insieme, ma credo sia impossibile, quindi andiamo di riso, pollo e carote, quello che sono riuscita a prendere. Devo dirvi che non è male per niente. Ok, sentiamo l'insalata. Ok, sì, devo ammettere che non è per niente male. Ok, allora iniziamo con la prima domanda, se no mi perdo troppo nel mangiare. La prima domanda è: come è nata la tua passione per la moda? Vi devo dire la verità che da piccola non sono mai stata una persona che guardava il modo di vestire. Mi vestivo molto molto a caso. Mentre da qualche anno a questa parte devo dire che mi sono appassionata molto alla moda, perché ho visto che il modo in cui io mi vestivo prima, ad esempio tutta di nero, tutta sempre coperta, con jeans lunghi anche d'estate, perché non mi piaceva assolutamente il mio fisico e non avevo assolutamente autostima, ho visto appunto che quell'atteggiamento lì che avevo nei confronti sia della vita in generale non mi portava da nessuna parte, in realtà mi rendeva molto triste e appunto non avevo autostima, e quindi appunto mi sono appassionata alla moda, al modo di vestire, al sentirsi sicuri con se stessi. Comunque ho anche aumentato la mia autostima, quindi sto molto molto meglio con me stessa. A questo punto mi ricollego alla prossima domanda, che è: cos'è per te la moda? Come vi ho appena detto, per me la moda è qualcosa che è riuscita a darmi sicurezza in me stessa. So che non è proprio l'esempio migliore da dare, però vi devo dire la verità che appunto il modo di vestire per me significa veramente veramente tanto. Mi dà sicurezza, mi fa sentire comunque a mio agio e mi dà molta più autostima. Soprattutto ultimamente mi sto convertendo un po' ai colori e questo devo dire che mi sta dando ancora più autostima, perché i colori per me significano gioia, vita, qualcosa di veramente bello. Il vestirsi sempre di nero, ovviamente c'è gente a cui piace, io non voglio criticare assolutamente nessuno, però diciamo che per me non va proprio bene. Spero di star facendo dei discorsi sensati, perché mi sto rendendo conto che è veramente veramente difficile andare avanti a mangiare e parlare allo stesso tempo, diciamo tirare avanti un filo del discorso che abbia senso. Quindi veramente io spero che quello che io stia dicendo abbia senso e sia tutto collegato. Comunque, in sintesi, prima che mi perda nei discorsi, quello che volevo dire è che la moda per me è qualcosa di veramente molto importante, che è riuscita a darmi sicurezza in me stessa, ma non voglio assolutamente darvi l'esempio sbagliato, perché so che comunque in realtà bisognerebbe sentirsi bene a proprio agio, col proprio corpo, sempre, avere autostima sempre e non fermarsi solo all'apparenza, quindi agli abiti che si indossano e a tutte queste cose qui. Però vi dico la mia esperienza per ora. Ovviamente avrò modo di crescere e anch'io acquisire più autostima in me stessa, perché comunque ovviamente sono una persona come tutte voi che mi state guardando, quindi anch'io a volte ho i miei problemi, le mie debolezze e tutte queste cose qui.
Visto che sono entrata in questo discorso, mi collego alla domanda. Ti è sempre piaciuto tutto del tuo corpo? Allora, sinceramente no, e tuttora non è che io mi piaccia fisicamente al 100%. Quindi anch'io faccio le mie camminate, i miei esercizi e provo in tutti i modi comunque a migliorare il mio corpo e le parti che non mi piacciono. Ovviamente so che comunque bisogna accettarsi per come si è e in realtà io sto imparando a farlo. Non sono comunque sicura del mio fisico al 100%, ma come vi ho detto, una gran parte l'ho superata anche grazie alla moda, al modo di vestire, ma anche e soprattutto a quello che c'è qui dentro, quindi alla mia mentalità e ai miei pensieri. Mi raccomando però di non farsi mai condizionare da nessuno, assolutamente, solamente voi potete decidere per voi stesse. La prossima domanda che mi avete fatto è: consigli per trovare il proprio stile? Allora, devo dirvi la verità. Io per prima non ho un mio stile, uno stile che comunque sento mio. Mi piace sempre andare a prendere un po' da uno stile e un po' da un altro. E credo che in realtà sia la cosa più giusta da fare, almeno per me. Quindi io, diciamo, sto facendo un po' una via di mezzo. Comunque quello che so e di cui sono sicura è che mi piace vestirmi colorata. So che forse da questo video non sembrerebbe, ma oggi mi sono vestita così. Guardate i video scorsi e ho sempre qualcosina di colorato. In ogni caso, come vi ho detto, per me appunto i colori esprimono gioia, felicità, qualcosa di bello. Ovviamente non che chi si veste tutto di nero sia sbagliato, questo lo sottolineo, ci tengo a precisare. Penso che comunque ognuno abbia il suo stile. I miei consigli sono di andare magari in un centro commerciale, vai a far shopping, prova diversi outfit, prova un outfit super elegante, un outfit casual, un outfit sportivo, un outfit tutto nero, uno tutto colorato. E poi secondo me, guardandosi allo specchio con tutti questi diversi outfit, si riesce un po' a capire con che cosa si sta meglio. Ovviamente sempre la cosa più importante è che piaccia a voi, quindi vestitevi come volete, come vi sentite bene. Appunto, come vi ho anche detto prima, quando mi vestivo appunto tutta di nero, magari con i jeans strappati e non curavo tanto il mio stile, diciamo che non mi sentivo a mio agio con me stessa. Mentre adesso che mi piacciono i miei vestiti, so che cosa mi piace indossare e tutte queste cose qui, comunque diciamo che ho trovato il mio stile, anche se comunque non mi piace che sia sottolineato come un genere. Mi piace provare un po' di tutto e potreste comunque farlo anche voi appunto per trovare ciò che vi piace, il vostro stile tra virgolette. Prossima domanda che comunque ho voluto aggiungere per chi insomma mi segue da poco e magari è appena arrivato su questo canale è: che scuola superiore fai? Per chi appunto non lo sapesse, io ho appena finito da qualche mese un liceo artistico con indirizzo grafica. Dico ho appena finito perché penso circa un mese fa ho fatto la maturità. Quindi appunto ormai non frequento più una scuola superiore e comunque era un liceo artistico indirizzo grafica, quindi diciamo tutto il mondo legato anche alla pubblicità, alla progettazione di loghi, di siti web e tutte queste cose qui appunto legate al mondo della grafica. Dopodiché prendo questa domanda in esempio, ma non voglio assolutamente che comunque questa ragazza si offenda o chi voleva farla insomma si offenda. La prendo solo come esempio per parlare un po' di questo discorso. La domanda che mi viene fatta è: con che punteggio ti sei diplomata? Allora, io comunque non ho nessun timore a dirvi con che punteggio mi sono diplomata, però credo che comunque sia una cosa a cui le persone danno veramente troppa importanza. A mio parere è solamente un voto. Io so che comunque per alcuni che magari devono entrare nelle università, nei vari corsi, serve un minimo per entrare ed è anche giusto così a mio parere. Però penso che comunque non sia carino far leva sempre su questa domanda, quindi sul voto con cui appunto si è usciti dalla maturità. Nel caso il voto con cui io sono uscita è 80. Penso sia un voto medio, né male né benissimo, insomma, ma io sono felicissima così. E ve l'avrei detto in modo felicissimo come sono ora, anche se fosse stato un 60, perché come vi ho detto per me è solamente un numero. Come penso in realtà tutte le valutazioni che la scuola dà. Penso che non sia corretto dare queste valutazioni perché ovviamente ci sono tanti aspetti dietro
che non sempre vengono presi in esame. In ogni caso, il mio voto con cui sono uscita è appunto 80. Sono contenta, appunto, ho finito la scuola, io sono felicissima anche solo per questo. Per me è già un passo molto molto importante. Ultima domanda e poi vi saluto perché, come vedete, io qui ho finito tutto. Allora, la prossima domanda è vero che aprirai un tuo brand d'abbigliamento? Allora, se mi seguite su Instagram e TikTok, se non lo fate male, trovate i link giù nell'info box. In realtà saprete che è una cosa a cui sto lavorando, è un progetto che mi sta molto molto a cuore. Mi piacerebbe appunto aprire un mio brand d'abbigliamento, che spero un giorno potrà non essere solamente abbigliamento, ma anche magari qualche scarpa, accessorio, borse. Insomma, vorrei fare qualcosa di completo a 360 gradi. Questo qui è un mio sogno che comunque ho nel cassetto da qualche anno, appunto da quando mi sono appassionata di moda. Perché io appunto sono la prima ad acquistare tantissimo e ho proprio questa passione per i vestiti. Quindi vi terrò sicuramente aggiornati su Instagram e su TikTok su questo mio percorso che sto intraprendendo. Ovviamente ci vorrà ancora un pochino di tempo, ma ogni tanto vi pubblico comunque qualcosina. Tanto anche per farvi sapere appunto come sta andando questo progetto. Sono super felice in realtà di salutarvi con questa domanda, perché spero che voi comunque mi appoggerete in questo mio percorso, anche perché sicuramente ho bisogno di voi. Detto questo, il video finisce qui. Io ho il mio poke, pokai, pok, come volete chiamarlo, finito. Vi devo dire la verità, molto buono, mi aspettavo un po' peggio, invece l'ho apprezzato tantissimo. Fatemi appunto sapere nei commenti voi che ne pensate, l'avete mai assaggiato, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, fatemi un po' sapere, che sono sempre super curiosa. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi mando un super bacio, vi saluto e ci vediamo lunedì prossimo alle 15 con un nuovissimo video. Ciao!